finisce un po' in una situazione che però solo guarda, facciamo da raffiante, il sabato del villaggio. Oggi non è sabato, è giovedì, perché questa manifestazione è stata posticipata, è stata rimandata a causa del disastro, della tragedia che è successa a suo padre e tutto il sangue chiaramente. Quindi diciamo che questa presentazione però rientra in questo sabato del villaggio, che è una serie di cicli letterari a tema. In genere presentiamo un libro oppure trattiamo di argomenti comunque di attualità, di politica, che riguardano comunque sempre il territorio. Io voglio ringraziare voi che siete qui stasera e voglio ringraziare coloro che collaborano da sempre con il Comune, quindi con l'assessorato alla cultura, a questa manifestazione e quindi la libreria del Castello di Solopaca, che è in particolare Salvatore Donofrio stasera, la biblioteca Stefano Cusani, in particolare Antonio Donisi, che collabora sempre con noi, poi la Proloco, in particolare Lucia Sabella, e il Cenacolo Rosa del Roseto, in particolare l'avvocato Antonio. Non è qui stasera perché è stato colpito da un convulto in famiglia, giusto Salvatore? È morta la suocera, quindi non è potuto essere con noi. Voglio ringraziare i relatori di questa sera, l'autore in particolare, Alessandro De Baratta, e io lo ringrazio di essere venuto qui a presentare il suo libro. In particolare mi complimento con lui per la persona che è uscita dalla sua carriera, dalla sua professione, perché è un brillante avvocato, ma soprattutto è una persona molto cordiale, cortese, disponibile, socievole, quindi lo stimo proprio per questo, quindi lo ringrazio di essere qui. Saluto l'avvocato Luisa Aceto, che stasera ho avuto il piacere di conoscerla, quindi siamo anche coetanei, tra l'altro, nella scuola di Benevento, e poi il dottor Pasquale Lavogna, giusto? Scrittore ed editorialista al Barossa Magazine, e poi vabbè, il sindaco di Solopaca, che è Antonio Santonastasi, che adesso farà comunque i suoi saluti. Voglio dire, intanto, giusto per introdurre un po', anche se poi i relatori di questa sera entreranno più nel merito del libro, che questo libro avvoca già il titolo, è molto simpatico, raccoglie e riassume un po' degli episodi della vita professionale dell'autore di Alessandro, però raccontati in una forma così simpatica, così tra virgolette leggera, che veramente si legge tutto in un fiato. Io l'ho letto tutto in un fiato proprio perché è molto simpatico e colorito da battute comunque in dialetto napoletano, anche se poi in effetti i temi che tratta non sono poi così leggeri, perché comunque lui racconta di alcuni episodi che realmente accadono nella vita professionale, nella società odierna, soprattutto per un professionista, appunto un avvocato, che si trova a dover tutti i giorni incontrarsi con delle persone comunque particolari, o comunque ognuno chiede, ha delle esigenze particolari, e in particolare magari si trova a fare anche un po' lo psicologo, no? Perché deve capire che magari quella persona sta vivendo un periodo particolare, deve capire che quella persona in quel momento non può pagare, quindi anche a livello economico deve essere comprensivo. E insomma, non è proprio facile. Quindi come dice anche lui nel testo, deve sudarsi il pane l'avvocato. Adesso passo la parola al sindaco. Tra l'altro la stessa scaletta è stata modificata perché originariamente chi vi parla non doveva essere qui, perché sì, la data, vi ringrazio del reciproco, perché è piacere di averti conosciuto così di persona, come sono un consorzio e tanti altri amici. Era in programma per prima di sino a Milano per l'Expo, poi è avvenuto quello che è accaduto, chiaramente sono rimasto qui e nello stesso tempo tutti i miei. Poi la cosa, come dire, sono spostata e avendo la
possibilità, avrò il piacere di appunto di incontrarvi e di porgere queste tre parole di salute, di accoglienza, insieme veramente a un presidio della terra. Come lei ha accennato, sicuramente questo rientra in un ciclo di conferenze che sono state coordinate nel fatto di un villaggio con la collaborazione del Salvatore D'Onofrio, il titolare della libreria di Castello, non so se avete avuto modo di conoscere personalmente, o anche la sua attività, è un'attività abbastanza di inizio molto molto particolare per il, diciamo, il compito culturale del Donge. Buonasera, scusate, che ricordo, ma la strada non era più facile. Era purtroppo tutti, buonasera. Sì,